Provincia Romana, l'Enoteca di Palazzo Valentini. Un bicchiere di vino di fronte alla Colonna Traiana, uno dei posti più belli d'Italia, o un assaggio dei prodotti tipici della nostra provincia prima di una passeggiata nel percorso archeologico dei sotterranei di Palazzo Valentini. Da settembre un nuovo luogo di incontro allieterà le serate romane di cittadini e turisti della capitale. È l'Enoteca Provincia Romana, proprio nella sede della provincia di Roma. Uno spazio che oltre a poter ospitare eventi di enogastronomia diventerà un locale perfetto per un pranzo, una cena o un aperitivo. Noi abbiamo buoni prodotti. Questi buoni prodotti da oggi hanno un luogo che non ha nessun altro prodotto al mondo, che è questo fantastico, meraviglioso luogo che è Roma. E quindi insieme all'Arsia, alla Palatium, abbiamo lanciato una sfida. Finalmente si scoprirà anche che per un inglese o per un americano c'è un buon vino della provincia romana e poi anche per il mercato romano. Provincia e sindacati insieme contro la crisi. Siglato a Palazzo Valentini con le organizzazioni sindacali, un importante accordo anticrisi a sostegno dello sviluppo economico, dell'occupazione e delle famiglie in difficoltà. Qui ci sono varie risposte che noi riteniamo davvero importanti e positive. Una a sostegno delle famiglie, quando si parla della possibilità di andare a controllare i prezzi, quando si parla di interventi e soprattutto della manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole. Qui avremo due risposte, una sulla sicurezza delle scuole e l'altra sul lavoro in termini immediati. La provincia ad esempio si impegna a sostenere le imprese che assumeranno a tempo indeterminato i lavoratori dopo il periodo di formazione e ad aiutare economicamente quelle in difficoltà. Lotta aperta poi all'usura e alle morti bianche. Se si riesce ad attuare questo accordo si potrà quantomeno bloccare questa emorragia e questa drammatica perdita di posti di lavoro. Ma la crisi si combatte anche con lo sviluppo sostenibile e la provincia rilancia la sua sfida a favore dell'ambiente e del territorio. Meno rifiuti e più raccolta differenziata, soprattutto porta a porta. Riqualificazione della rete idrica e fognaria, sviluppo delle energie alternative. Complessivamente con questo accordo l'amministrazione Zingaretti si impegna ad investire solo nel 2009 360 milioni di euro. Acquisti verdi per la provincia di Roma. Un'altra iniziativa per salvaguardare l'ambiente, questa volta partendo dai prodotti che si acquistano. La provincia di Roma ha deciso di dotarsi del Green Public Procurement, ovvero un criterio che permette, in base alle esigenze dell'ente pubblico, di individuare i migliori acquisti ecologici per le sue strutture e il lavoro di tutti i giorni. Già, perché inquinare di meno significa anche e soprattutto dotarsi di beni e servizi all'avanguardia che rispettino l'ambiente. Così cambiano gli arredi, in legno e non più in materiali inquinanti, si scelgono PC di ultima generazione a risparmio energetico, scanner e toner ecologici. Tutto in nome della sostenibilità e dell'innovazione per poter raggiungere tre obiettivi: riduzione dei rifiuti prodotti, riduzione dell'uso di sostanze pericolose e risparmio d'energia, con conseguente taglio delle emissioni di CO2. A Colleferro il nuovo impianto per il riciclaggio dei rifiuti. Inaugurato a Colleferro, il secondo impianto privato d'Italia per il riciclo dei rifiuti secchi, frutto della raccolta differenziata porta a porta e stradale. Plastica, alluminio, vetro, carta e cartone provenienti da più di 20 comuni del territorio, invece di finire in una discarica, vengono suddivisi, puliti, pressati e assemblati in balle. A questo punto, i materiali pronti per essere realmente riciclati vengono consegnati ad impianti di seconda lavorazione o a specifiche aziende che li impiegheranno nei loro cicli produttivi. La concretizzazione dell'idea che attraverso un approccio intelligente al tema dei rifiuti si possono trasformare i rifiuti in risorsa, perché si elimina con questo sistema di riciclaggio il problema dello smaltimento e si crea ricchezza, si crea lavoro, si crea sviluppo sostenibile, si crea e si abbozza un modello di società nella quale crediamo. Questo impianto mostra alle circa 295.000 persone finora coinvolte nella raccolta porta a porta quanto differenziare i rifiuti sia importante per il territorio e dia ulteriore senso agli investimenti fatti dalla provincia di Roma in quest'ambito.